La riserva d'Annunziana, almeno nel comparto 5, il più devastato dall'incendio del 1 agosto 2021, l'hanno bruciata una seconda volta e una terza volta se questa catasta di tronchi rimossi sarà bruciata per trasformarsi in CO2. A dimostrarlo la documentazione pubblicata da Radici in Comune sull'iter fino ad oggi seguito e quanto avrebbe detto l'esperto Febbo a Le Pine di Radio Città. Questa mattina il presidio di militanti di Radici in Comune davanti alla catasta di tronchi in via Silone. Se partiamo come un film al contrario, qui vediamo l'ultimo atto. I pini, che sono stati tolti, quelli bruciati, non sappiamo dove andranno. No CO2 è perché chiediamo, ma sarà nuovamente ribruciato questo legname, sarà portato a biomassa e quindi svilupperà CO2? Ritornando passo indietro, nell'Esbosco il cantiere non ha rispettato le strette prescrizioni che erano state fatte nel progetto. Le prescrizioni raccomandavano un controllo assoluto e un monitoraggio delle piccole plantule d'Aleppo. Abbiamo raccolto la denuncia del dottor Febbo che ha dichiarato che è stato fatto uno scempio. I mezzi sono entrati con i cingolati, non è stato fatto un controllo del letto di caduta. Ci ritroviamo di nuovo come all'inizio dell'incendio, se non peggio, le plantule sono morte nuovamente e non abbiamo neanche più le semenze. Chi ha controllato questo cantiere? Può essere che dobbiamo arrivare sempre alla fine, nella distruzione? Non è possibile arrivare a questo punto. Radici in Comune sta prendendo questa denuncia e questo carico come associazione politica perché vuole portare questo nella nuova amministrazione, perché il primo atto da fare per quanto riguarda la riserva sarà proprio formare un comitato di gestione.